Buona domenica. Buona domenica a lei, buongiorno, buona domenica. Lei ha partecipato alla missione popolare voluta da Padre Giovan Giuseppe? Sì, io ho partecipato a questa missione. La missione è stata ben proposta da Padre Giovan Giuseppe e tutto il consiglio pastorale, la parrocchia ha ben accolto questa iniziativa. Quindi, come operatore in questa parrocchia, ho cercato di partecipare quanto più possibile a questa iniziativa, ma soprattutto anche cercato di coinvolgere altre persone. Questa era la nostra missione vera e propria, quella di portare, no, in qualche modo e di annunciare il Vangelo in questa occasione. Quali sono stati i primi risultati che avete già conseguito? I risultati forti ce li aspettiamo nei giorni a venire, insomma, sperando che tutta la parrocchia abbia vissuto un momento di novità, di innovazione, ma anche di risveglio nella fede. Sicuramente nei giorni scorsi ci sono stati bei risultati che sono arrivati strada facendo. All'inizio c'è stata una partecipazione un po' più debole, piano piano i missionari hanno risvegliato l'ambiente. Ieri sera c'è stata una bella festa, giovedì l'adorazione eucaristica e venerdì la liturgia penitenziale sono stati due momenti molto partecipati, molto frequentati. Quindi di questo ringraziamo il Signore. E lei a livello personale, che cosa di buono per la sua vita ha dato questa missione? Penso che la missione venga a scuotere un poco le coscienze di tutti, venga a chiedere ad ognuno di noi se stiamo lavorando bene, se stiamo annunciando bene il Vangelo e soprattutto se lo stiamo vivendo bene. Come operatore pastorale in parrocchia, la missione è venuta a chiedermi questo e io porto questo frutto, questo interrogativo, possiamo dire a me. Annuncio bene il Vangelo, lo vivo bene e quindi lo annuncio bene. Grazie, buona giornata a lei. A lei, buona Buona domenica. domenica. Volevo chiedere, lei ha partecipato a qualcuna delle iniziative messe in atto durante la missione popolare? Sono stati loro a venire da noi, per la verità, quindi li abbiamo accolti. Sono venute le suore e poi è venuto uno dei frati a confessare mia suocera. Quindi sono stati molto propositivi. È stata un'esperienza importante per la sua vita? Le ha dato qualcosa per la sua crescita personale e come crescita di fede? Sicuramente sì, perché comunque aprirsi alle famiglie penso che sia comunque sempre importante, anche perché noi a volte non partecipiamo direttamente, per cui la chiesa che viene in famiglia penso che sia veramente un'esperienza speciale. Secondo il suo parere, questa missione popolare ha corrisposto a quello che è anche l'invito del Papa di uscire dalle parrocchie e di andare verso le periferie? Credo proprio di sì. In che modo, secondo lei? Credo che proprio il fatto di andare in famiglia, andare nelle comunità e soprattutto creare comunque una rete anche tra persone che si vedono in chiesa ma poi alla fine non si frequentano, comunque crea e cerca di cementare dei legami. C'è qualche parola o qualche iniziativa messa in atto che la colpisce in modo particolare? Credo questo andare a essere diciamo, presenti nelle famiglie con la preghiera, comunque nel partecipare, nel spiegare il Vangelo, nel comunicare la parola di Dio. Credo che sia Grazie, importante. buona giornata. Ciao, buona Ciao. giornata. Come ti chiami? Grazie. Chiara. Hai partecipato alla missione popolare organizzata da Padre Giovan Giuseppe? Più o meno. Che significa più o meno? Allora, io sono stata alle varie feste dei missionari, sono andata a catechismo e ci siamo divertiti tantissimo perché i missionari sono troppo simpatici e quindi sì. Sì. Senti, qual è quella che ti è piaciuta di più? Qual è quella che ti ha fatto pensare, ha fatto riflettere, ti ha messo dentro qualche idea nuova? Questa messa qui perché parlava, non so se voi avete sentito, però parlava dell'affetto con Gesù, quindi è stata molto bella. E tu pensi che la missione popolare sia una cosa buona per la vita della comunità? Certo, E perché? assolutamente, perché comunque aiutare, fare del bene non è mai una cosa cattiva, è sempre buono farlo. Grazie, Prego. ciao, buona giornata. Ciao. Buona giornata innanzitutto e buona domenica. Grazie anche a lei. Lei ha partecipato alla missione popolare? Poco, ho partecipato poco perché gli incontri si tenevano la sera molto tardi e allora a un certo momento non uscivo troppo, alla sera non esco troppo. Però i momenti più importanti li ho vissuti con loro. Qual è l'iniziativa messa in atto durante questa missione popolare che particolarmente l'ha colpita? No, io so che il parroco ci ha tenuto molto a questa iniziativa,
ha voluto gettare la rete, insomma, per poter pescare un pochino, perché la parrocchia è una bella parrocchia grande e lui ci tiene molto per i giovani, quindi vorrebbe un poco avvicinare la gioventù, perché noi ormai più anziani, insomma. E speriamo che ci sia riuscito, perché poi è un bel gruppo. Ma mo perché mi mette? Secondo il suo punto di vista, questa missione quindi è veramente, è veramente un seme gettato per una nuova evangelizzazione? Sì, sì, è importante, sì. Ma perché è stata guidata dai frati o perché proprio la missione che le è piaciuta e le ha dato un senso? Un poco la missione, un poco i frati e le suore molto coinvolgenti, molto. Io mai ho visto una chiesa così piena come stamattina, con tutte queste coppie, questi bambini. Ieri pomeriggio c'è stata una festa per i bambini ed era gremito il saloncino, tutte. Grazie, buona domenica. Grazie anche a lei. Buona giornata e buona domenica. Volevamo chiedere, avete partecipato alla missione popolare organizzata in questa parrocchia? Sì. In modo particolare a quale iniziativa avete partecipato? A tutti e sei giorni, al Vangelo, alla proclamazione del Vangelo, la sera alle 9 e la sera dopo con l'adorazione eucaristica, l'adorazione penitenziale e ieri sera con la festa conclusiva. Signora, a livello personale, quale iniziativa ha dato maggiore spazio a quelle che sono i vostri problemi, alle vostre situazioni? Cioè ha detto qualcosa di più alla vostra vita? Le adorazioni a casa, il Vangelo a casa. Per quale motivo? Perché ci siamo espressi, siamo stati bene con i frati, abbiamo potuto dire le opinioni, era più tranquilla la cosa, fatta più tranquillamente in una casa, quindi più a nostro agio. Secondo il vostro punto di vista, questa missione popolare serve come forma di una nuova evangelizzazione? Certo, sì, soprattutto per i ragazzi, spero che verranno, che seguiranno questa cosa. Puntare sui giovani, così come sta facendo padre Giovan Giuseppe nel suo progetto pastorale, secondo voi è una scelta vincente? Sicuramente. Per quale motivo? Perché la Chiesa ha bisogno di giovani, di andare avanti, di crescere, di moltiplicarsi, come diceva Gesù. Ok, vi ringrazio, buona giornata. Innanzitutto buona domenica. Buona domenica. E grazie per la vostra disponibilità. Prego. Volevo chiedere, hai partecipato alla missione popolare? Sì, nel mio parco, il parco Quatrifoglie di Santa Maria Capovetere, abbiamo ospitato proprio il centro del Vangelo, perché questi missionari hanno voluto proprio portare la parola di Dio proprio nei vari parchi, nelle varie zone che facevano parte della comunità. Da noi è venuto fra Vincenzo Ponticelli, non eravamo moltissimi come persone, però veramente abbiamo sentito quella parola che ci è penetrata proprio dentro di noi, un qualcosa di veramente bello, un dialogo, un confronto, perché poi questi padri quando portano la parola di Dio è gioia, è allegria, non è una cosa pesante, non è stata una catechesi, quindi proprio un qualcosa di veramente, veramente bello. Il Signore era in mezzo a noi e si è sentito veramente, questo lo posso confermare. Durante la liturgia eucaristica di stamattina è stato detto che la missione inizia quando finisce. Allora, oggi si conclude la missione ufficiale, però poi inizierà quella nelle parrocchie, nella vita, nelle famiglie. Tu pensi che sia stato un seme gettato che produrrà frutti? Io credo proprio di sì e logicamente me lo auguro, che tutti possano aver accolto il segno, proprio il messaggio di questa missione e quindi poi portarlo nella propria vita quotidiana, nella propria parrocchia, nella propria comunità e anche nella relazione con le altre persone. Una domanda, sì. Come motto di questa missione è stato scelto il versetto di Giovanni, beati i misericordiosi perché riceveranno misericordia. Secondo lei è stato significativo la scelta di questo versetto? Ha dato un input particolare alla missione? Certo, perché la misericordia di Dio è immensa e abbraccia tutti quanti noi, volendo e anche non volendo, perché Dio è
qui per noi, ci accoglie, ci stimola, ci aspetta soprattutto, e noi abbiamo il dovere di portare in giro la parola di Dio, crederci prima di tutto noi ed essere credenti e avere credibilità verso tutti quanti gli altri, soprattutto cominciare dai bambini, perché loro sono la nostra speranza e il nostro futuro. Quindi il motto è stato proprio giusto. I missionari vi hanno fatto presente la misericordia e la tenerezza di Dio nella vita di ogni credente? Sì, loro ce l'hanno anche manifestata con i gesti, soprattutto oltre alle parole, ma soprattutto con i bambini sono stati eccezionali. Loro hanno proprio manifestato proprio Gesù che stava lì in mezzo a noi, e loro sono stati proprio felicissimi. È una felicità che hanno trasmesso, ma si vedeva proprio dagli occhi, dalle parole, dai sorrisi soprattutto. I bambini sono stati proprio felici, guardi, è stato bellissimo anche per noi catechiste vedere i nostri tra virgolette bambini che partecipavano con il cuore, col sorriso, con la gioia. È stato fantastico. Grazie, buona domenica. Innanzitutto buona domenica e nella gioia del Signore risorto, e anche grazie per la vostra disponibilità di rispondere alle nostre domande. Voi avete partecipato, è vero, alla missione popolare. Tu in particolare a quale delle iniziative hai partecipato? A tutte le iniziative che hanno fatto, che si sono svolte in questa settimana per i giovani. E quale in particolare ti ha colpito? Tutte, in particolar modo tutte quante. Cioè non c'è una che mi ha colpito di più o che mi ha colpito di meno. E c'è un messaggio in particolare che conserverai nel cuore legato a questa missione popolare? Ci sono tanti messaggi, però quello che secondo me ci hanno voluto dire anche le suore, i frati che sono venuti, che non dobbiamo far morire la gioventù della Chiesa e che dobbiamo animarla, portarla avanti, animarla noi. E tu ti vuoi impegnare seriamente, concretamente, perché questa nuova primavera della Chiesa possa dare frutti di catechesi? Sì, sono pronta a portare avanti. Sì. Senti, il versetto che è stato scelto è quello della misericordia. Tu senti la misericordia nel tuo cuore e poi soprattutto la sai tradurre anche in quella che è la tua vita? Sì, abbastanza, anche se ora non so come dire. Ah. Senti, a quale delle iniziative hai partecipato che ti ha in modo particolare colpito? A tutte, grazie a lei. Grazie a chi? Grazie a lei. Ah, perché ti ha trascinato? Sì. Ah, sì. Però poi mi sono appassionata e sono venuta di mia iniziativa. Bello. Senti, e in questo tu hai visto l'opera del Signore, perché niente succede a caso, no? Se il Signore ti manda una persona che ti dà un input, vuol dire che il Signore ti vuole parlare alla tua vita. Sì. Tu questo l'hai vissuto? L'hai... Sì, molto, perché ho capito che forse era ora di riavvicinarmi alla Chiesa e di aprire un rapporto con tutti. Bene. E con i frati com'è stato il rapporto che hai avuto? Bellissimo. Perché bellissimo? Non lo so, perché riescono a capirti in ogni momento, capiscono cosa provi e che, cioè, loro si sanno mettere al tuo piano e riescono a capire i tuoi sentimenti, anche se non sono adolescenti. Bello quello che ha detto la tua amica, anche se non sono adolescenti riescono a calarsi nei panni degli adolescenti. Questo è capitato anche per te? Sì. In che modo particolare? Allora, diciamo che io ero un periodo che mi ero allontanata dalla Chiesa e grazie a loro ho riscoperto la gioia di venire e partecipare a tutte le iniziative. Quale in particolare ti ha colpito? Ma colpito nel senso che ha detto qualcosa alla tua vita? Che Dio ci può aiutare, basta fidarsi di Lui. E tu li vuoi fidare? Sì. Oggi lo dici, domani? Anche domani. Senti, hanno detto che la missione... Quando finisce ufficialmente, poi comincia la parte più meravigliosa di semina, di raccolto dei frutti della missione. Tu pensi che si avranno dei frutti? Con un po' di impegno forse sì. E i giovani riuscireste a convincerli ad essere una testimonianza per loro perché possano poi ritornare nel seno della Madre Chiesa? Sì. A scuola, per esempio, che classe frequenti? La terza media. E parli di Dio in classe? Non ti vergogni?
prima, è normale. Prima sì, però con questa missione penso di no, che comincerò a parlare anche di Dio nella scuola. Quindi questo è il primo frutto. Senti, e per te invece che cosa ha rappresentato questa missione? Innanzitutto ti voglio chiedere, ma secondo te è stata un'idea originale? Cioè originale nel senso che è stata giusta per questo tempo e per questa comunità parrocchiale? Indubbiamente è stata giusta per questo tempo e per questa comunità parrocchiale. La cosa che, avendo avuto modo di partecipare di solito questa settimana a tutti gli incontri che si sono svolti, diciamo che la cosa che non credo che abbia colpito solo me, ma diciamo un po' tutti, è stata quella che, nonostante noi abbiamo dei sogni, credo che tutti abbiamo dei sogni, nonostante noi non sappiamo a cosa andiamo incontro, lo dobbiamo fare, anche se abbiamo un muro davanti a noi, perché questa è la cosa che ci ha trasmesso, non solo il parroco che ha, di solito pare Giovanni Paolo che ha celebrato la messa, oppure i frati che hanno svolto l'incontro, ma tutti, persino i giovani che ci sono stati attorno. Per questo credo che sia stata una cosa più che utile la missione. Sei venuto a creare all'interno di voi giovani un clima di comunione? Certo, sì, indubbiamente. E che cosa ha creato? La preghiera, la predicazione dei padri, oppure solamente il piacere di stare insieme? Allora, innanzitutto il piacere di stare insieme, però diciamo ha creato quel legame che ci rende, diciamo, ancora più forti di quello che eravamo prima. Grazie alla parola di Dio che è stata proclamata. Senti, la scelta dei frati francescani, vabbè che era una scelta d'obbligo perché i francescani qui sono di casa, però la scelta dei frati francescani secondo te è stata una carta vincente? Certo, perché diciamo che i frati francescani riescono, come hanno detto loro, a calarsi nei panni dei giovani. Non andiamo soltanto per pregare, per diciamo svolgere una liturgia, ma proprio per sentirli vicino a noi. Hanno creato quindi quel clima di gioia, di felicità che voi tanto amate, no, voi giovani. Grazie, io vi auguro di poter vivere sempre questa clima di letizia. Buona giornata. Innanzitutto buona domenica. Buona domenica. Nella pace del Signore risorto. Allora, oggi si conclude la missione popolare. Qual è stato il vostro bilancio, sia a livello di gruppo, di missionario, a livello personale? Ogni missione è un'esperienza molto, molto arricchente. Noi veniamo qui per donare qualcosa, ma alla fine siamo noi che torniamo a casa veramente molto arricchiti. È stata un'esperienza molto, molto bella. Peccato per me, parlo personalmente, soltanto di pochi giorni, perché mi è impegnato in altre attività. Noi abbiamo seminato. Adesso sta questa comunità a rimboccarsi un attimino le maniche e portare un attimino frutto di quello che nel nostro piccolo abbiamo potuto dare. Lei ha detto che la missione serve soprattutto a voi personalmente, no? Ad ogni missionario, prima. È un messaggio che arriva prima alla propria vita. Qual è questo messaggio che è arrivato alla sua vita? Beh, messaggio è sempre veramente condividere quello che il Signore ha dato a me, non tenermelo e trattenerlo per me, ma donarlo. E questo è un po' il senso e il significato della mia vita da religioso. Il Signore ha fatto tanto nella mia vita, il Signore mi ha donato tantissimo. E la gioia di restituirle in ogni comunità dove vado è immensa, quindi spero che anche in questa occasione il Signore mi abbia dato la grazia e la forza di fare questo. L'ordine monastico a cui lei appartiene in qualche modo le dà quell'input particolare per poter annunciare agli altri, dare testimonianza delle meraviglie che il Signore compie nella vita di ogni persona? Che Francesco, nella spiritualità di Francesco, questo è stato uno degli aspetti fondamentali. San Francesco si rende conto che il Signore agisce nella sua vita in una maniera eccezionale. Francesco si rende conto di aver ricevuto tantissimo dal Signore e lui adesso non può continuare la vita di prima, ma è quella di donare e restituire tutto al Signore. La parola fondamentale, una delle parole fondamentali di Francesco, di San Francesco, è restituzione. E quindi questo è quello che noi cerchiamo di fare. Siamo andati nelle scuole, siamo andati nelle famiglie, e più che
aprire un manuale, un libro e leggere cosa c'è dentro. La cosa fondamentale che noi volevamo dare è restituire questa gioia che noi abbiamo dentro, una vita fatta di la nostra vita, una vita di, diciamo, di penitenza e di preghiera, una vita di difficoltà che ci impegna in tantissimi settori della vita. Però noi, anche nei momenti più duri, anche nei momenti più difficili, noi portiamo sempre la gioia del Signore, e noi quello dobbiamo trasmettere, la gioia che il Signore ci ha dato di seguire le sue orme col modello di San Francesco e restituire questa gioia. Quindi mi sentirà sempre dire questa parola: restituzione. Tante sono le iniziative messe in programma per questa missione popolare. Secondo il suo punto di vista, qual è stata la più coinvolgente? Io penso che questo lo può rispondere, magari già hanno risposto i fedeli di questa comunità. Penso che per ognuno sarà stata un'esperienza coinvolgente. Noi siamo andati nelle scuole superiori. C'è certamente, cioè, noi siamo visti come un altro mondo, però in alcuni occhi ho visto che si accendeva una luce particolare, e quindi secondo me anche se sono stati pochi, magari possono essere stati, non si sa, però per loro sarà stata un'esperienza nuova, e magari un'esperienza su cui riflettere, magari non oggi, non domani, quando il Signore verrà. Poi i centri dei Vangeli, dove famiglie si sono riunite attorno alla parola, e quindi un nuovo modo di parlare del Signore, oppure tante altre attività di festa che ci sono stati qui con i bambini, con i giovani. Io penso che il Signore ha operato per ognuno in un certo modo. E lei ritornerà nella sua sede abituale, portando nel cuore, a parte, vabbè, la gioia che la connota, no? Che connota la sua vita, però quale esperienza particolare, oppure quale momento particolare, un ricordo o un viso, no? Che ha incontrato in questi momenti, lei se li porterà nel cuore come una grazia che il Signore ha voluto donare alla sua vita? Porterò nel cuore i volti di tantissime persone, quella luce che parlavo prima, quella luce negli occhi di desiderio veramente di conoscere il Signore in una maniera molto più profonda, di fare un incontro reale con il Signore. Quindi porterò tanti sguardi, tanti volti, e soprattutto di qualche ragazzo incontrato nella scuola, veramente desideroso di questa, forse, novità nella propria vita. Un nuovo modo di porsi della Chiesa, anche in osservanza a quelle che sono le parole di Papa Francesco, di uscire dalle parrocchie e di andare verso le periferie. Questo è in effetti quello che avete vissuto? Certo, noi cerchiamo di farlo quotidianamente nella nostra vita religiosa di ogni giorno. Abbiamo sempre un occhio di attenzione verso realtà non troppo agiate, verso i poveri, facendo varie attività di assistenza agli ultimi. Quindi queste sono occasioni di concentrare un attimino le nostre forze di frati, di suore che provengono da vari conventi, ma nel nostro piccolo, ognuno di noi, nel nostro piccolo quotidiano, cerchiamo sempre di uscire un attimino da noi stessi per andare incontro alle persone. Non è che adesso qui sto facendo qualcosa di speciale, di particolare, magari avvicinarmi alle persone. Cerco di farlo sempre nel mio quotidiano, perché questa è la vita a cui sono chiamato, non a un evento particolare, straordinario, che dura 15 giorni. Non avrebbe senso la mia vita di religioso. Qui concentriamo le nostre forze per aiutare una comunità, ma parlo per me, nel mio quotidiano, qualsiasi persona che incontro, cerco di
restituire quello che il Signore mi ha dato. Quindi queste persone di questa comunità hanno sentito una chiesa madre, una chiesa che accoglie, perlomeno una chiesa che si pone il problema di come avvicinare i lontani, le persone sofferenti, le persone bisognose anche solamente di essere ascoltate. Certo, è importante che le persone comprendano che noi veramente siamo vicini. Si aprono i giornali, si ascoltano le televisioni e certo molto spesso le notizie non sono le più belle che ci riguardano e quindi si pensa a una chiesa un po' distante, una chiesa che si fa i fatti suoi e certe volte li fa in modo molto sbagliato. Noi vogliamo testimoniare che la chiesa non è quella, ma è fatta di persone, religiosi, sacerdoti, laici, che veramente vogliono offrire la propria vita e per creare comunità, per coinvolgere la comunità. Grazie. Allora il seme è stato lanciato, preghiamo il padrone della messe. Il seme è stato lanciato e noi dobbiamo continuare a pregare. Per questa comunità. Assolutamente. Grazie. Grazie. Pace. Pace.